mi sono vestito così perché mi hanno detto dove venivate voi, ho detto allora. Ci pensa la post produzione. Roba, roba di classe. Questa roba è semplice anche più della BC. Come stare in equilibrio sopra la BC. Come la tabellina dell'1, 1, 2, 3. La scelta di questo titolo, ovvero L'ultimo tango, è data dal fatto che ormai sono più di 10 anni che io faccio questa cosa ed è la fine di una certa cosa. Per quanto riguarda il futuro non ne parliamo ancora, anche se comunque l'idea è quella di cambiare lingua e di riniziare un'avventura musicale in un altro paese. Non è quello giamaicano, ma è quello europeo piuttosto che americano, eccetera eccetera. È un altro genere di musica, è un'altra lingua. Qui lascia un segno come un morsico, lo sanno a Castello, a Quarto già raccorsi. Io ormai sono appunto 6 anni che mi sono trasferito a Kingston e durante questo ciclo, durante questi 6 anni sono usciti più lavori ufficiali, quindi se non erro questo è il terzo disco ufficiale, più è uscito Pelle e Ossa che era la colonna sonora del libro della mia biografia che è uscita 2 anni fa per Cinasca Edizioni e di conseguenza è un po' quello a cui io sono abituato. Mi sveglio la mattina, controllo che cosa succede in Italia, che cosa è già successo, perché quando io mi sveglio vi avete anticipato la giornata, di conseguenza sai, per me è normale dover essere aggiornato e sapere che cosa sta succedendo sia qui musicalmente che non. Di conseguenza il lavoro per me è veramente normale, mi sveglio e faccio quello che devo fare, anche perché è il mio lavoro, è la mia musica e non c'è nulla di più naturale. Per quanto riguarda la vita in Italia non manca quasi niente, ogni tanto il cibo, ma quello si sostituisce con altre robe. Sì, no, nel senso che sono arrivato i primi 2 ho mangiato solo pizza, quindi poi mi sono rifiutato di mangiare altra pizza e tempo per altro non c'era. Continuo a fare rap, ma i miei colleghi no, venduta all'anima al diavolo, ora fanno pop. Per quanto riguarda le influenze giamaicane, quindi che sia reggae, dancehall, ska, rocksteady, eccetera eccetera, le influenze arrivano per quanto riguarda la mia persona già dal mio primo disco, quindi dal 2004. Siamo nel 2015, quindi sono passati 11 anni, ma l'amore per la musica giamaicana rimane intatto. In tutti i dischi ci sono impronte dell'isola. Su quest'album mi sono interessato un attimino di più a robe un attimino più vecchie, magari non in voga in quest'era moderna, quindi abbiamo fatto 2 pezzi ska che appunto sono presenti all'interno di questo ultimo tango, rivisitate in maniera più moderna, quindi non sono completamente suonate con gli strumenti, ma ci sono computer eccetera. Doveroso per l'ultimo disco in italiano, un pezzo per mia figlia, la cosa più importante che io ho. Lei ha 5 anni, legge, scrive, fa tutto, un piccolo genio, canta, balla, ascolta la sua musica, ascolta quella del papà, va su YouTube, canta a modo suo i pezzi perché la pronuncia italiana ancora non è perfetta, la stiamo perfezionando e niente, però sì, è fan del papà. Ciao ragazzi, io sono Vacca, saluti a tutti i ragazzi di Fanpage, grazie per lo spazio, ultimo tango.